Allora, Spal Modena 2-3. Partiamo con l'equilibrio in persona, Max Rizzati. Grande delusione soprattutto perché poi sul 2-1 c'era stato concesso questo rigore che non si è ancora, non abbiamo ancora capito bene perché ce l'hanno tolto, onestamente. Però mi sa che qualcuno non riguarderà le immagini pur di non vedere quello che è successo. Ma io invece sarei curioso proprio di rivederlo e di capire che cosa è stato scelto, perché non c'è comparso sullo schermo bene il motivo. E lì un 2-2 poteva esserci poi un 3-2 per noi, anziché un 3-2 per il Modena. Phil? Abbiamo fatto vedere i nostri limiti, abbiamo dei limiti grandi, sarà dura metterli a posto, anche perché se non li mettiamo a posto il prossimo anno è Serie C. Poi, quindi, tra l'altro, andatevi a vedere il suo videoclip dal titolo. Come la prima volta. Disponibile da domani. Comunque è già su tutte le piattaforme la versione audio, quindi se volete ascoltarlo. Ultimamente non va bene con i risultati, però a farla andare bene con la musica. Esatto, quella è l'unica. Matteo, il web aspetta la tua sentenza. Ho la faccia da funerale quando perdi, tanto Nicola ha frizzato dietro, quando perdi un derby dal Modena devi solo fare una cosa: stare zitto e ammettere di rosicare. Complimenti al Modena, ha fatto una grande partita. Questa SPA, ragazzi, purtroppo si continua così. L'unica nota positiva della giornata è? L'unica nota positiva della giornata è, oddio, è Eleonora, che è una gnocca allucinante, pazzesca. Che non ho spartito. Grazie. Quindi ci vediamo con... Quindi ci vediamo giovedì per Perugia Spal, dobbiamo assolutamente vincere, se no, ragazzi. La felicità negli occhi di Matteo. Molto. Ciao.